Ciao ragazzi, quest'oggi siamo in compagnia di due splendidi telefoni che sono usciti nell'ultimo periodo. Direi che Huawei è proprio fresco di uscita, è uscito in questa settimana, mentre l'S4 è uscito qualche tempo prima, ma abbiamo trovato dei punti in comune tra questi due telefoni, che sono i 2 giga di RAM e il processore quad-core. Da una parte abbiamo lo Snapdragon da 1,9 GHz direttamente sull'S4, mentre abbiamo di qui il Huawei, direttamente fatto da Huawei, la quad-core da 1,5 GHz. Poi abbiamo una differenza di schermo: questo è un 5 pollici, questo è un 4,7, con però i tasti messi sullo schermo e quindi possono mangiare un po' di schermo. E questo è un HD, questo è un Full HD, ma sinceramente, anche avvicinando l'occhio, questa grandissima differenza non è che la noto più di tanto, dato che siamo su dimensioni di schermo davvero ridotte. Quindi direi allora di andare a vedere un attimo alcune particolarità dei telefoni. Per prima cosa io andrei a vedere subito la parte telefonica, senza vederla, ve la dico io, e anche la messaggistica e quant'altro. Direi che i telefoni, dal punto di vista di tastiere di ricezione SMS e invio, e di ricezione chiamate e qualità nelle chiamate, direi che siamo quasi alla pari. Secondo me Huawei prende leggermente meglio e la qualità è leggermente migliore rispetto al Samsung. Detto questo, siamo davvero delle inezie, però diciamo che se diamo, non so, 9 a Huawei, diamo 9 meno a Samsung. Ecco, sono davvero delle piccolezze. Poi direi di andare a vedere quindi subito il browser che magari ci può interessare. Ecco, qui abbiamo aperto già The Verge, qui ho aperto un altro sito. Direi di andare direttamente su The Verge anche di qua. Abbiamo aperto anche il nostro sito, ma facciamo un'unica prova su The Verge. Gli facciamo caricare la versione desktop subito. Allora, vediamo qua, vista desktop, eccoci. Perfetto, sono entrambi sulla stessa rete wifi e entrambi a metà della luminosità. E già qua si può vedere come entrambi a metà luminosità il Samsung abbia una luminosità maggiore. Ecco, ora The Verge non si sta caricando, ma li facciamo rifare entrambi un refresh della pagina, vediamo un po' come si comportano i due telefoni. Ecco, il Samsung S4 è già arrivato, infatti dopo l'aggiornamento che mi è arrivato qualche settimana fa rispetto a quando ho fatto la prima recensione, devo dire che è molto migliorato il browser rispetto a prima. Vedete come il Samsung S4 sia già attivo? Ecco, ora il P6 è riuscito ad arrivare, ma ha ancora qualche problema. Ecco, finalmente forse riusciamo ad utilizzare The Verge. Quindi direi che il browser è palesemente a vantaggio di Samsung e dell'S4. Per quanto riguarda invece il GPS, devo dire che entrambi prendono abbastanza bene. Non abbiamo avuto particolari problemi con nessuno dei due telefoni. Forse è leggermente più fulmineo l'S4, Huawei ci mette qualcosina in più, ma sono differenze davvero piccole. Andiamo a vedere le email, come vengono visualizzate. Per esempio, prendiamo magari la stessa email. Vediamo un po' se riesco a recuperare. Vabbè, no, la stessa email non riesco a trovarla. Vabbè, apriamo questa e apriamo questa. Tanto alla fine non cambia molto. Perché non cambia molto? Perché il problema è lo stesso, cioè nel senso entrambi non fanno vedere nella stessa mail, nella stessa, scusa, nella stessa pagina tutta la mail, e quindi di conseguenza dobbiamo spostarci nella mail. Comunque funzionano entrambi benissimo da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece poi la fotocamera,
Innanzitutto vi rimando ai video che alla videoprova di entrambi, così di modo di che potete vedere le foto pubblicate e potete vedere la differenza che abbiamo detto sulla fotocamera direttamente nelle nostre videoprove. Però possiamo dire già che la fotocamera di Samsung ha una qualità, secondo me, di un altro livello. Ora, per sbaglio, ho scattato una foto perché è attivato il controllo vocale delle foto. Ora facciamo una foto subito e poi togliamo anche il flash. Facciamo la foto, ecco, scatta. Scatto. Ecco, siamo riusciti a fare la nostra foto con, dicendo appunto scatto. Devo dire che oddio, ho sbagliato, scusatemi. Devo dire che l'S4 fa delle foto nettamente migliori. Questa è la foto invece che faremo con lo Huawei. La andiamo a vedere, questa è la foto realizzata con il Huawei, è di buona qualità, entrambe le camere secondo me sono di buona qualità, ma secondo me anche in questo caso Samsung vince leggermente rispetto all'S4. Andrei adesso a vedere, scusatemi che tolgo le mie foto personali, andrei a vedere adesso le foto di test. Allora, bene, eccoci. Ecco, allora, eccoci qua. Vediamo un po' questa foto ora che si apre e nel frattempo andiamo a vederla anche di qua in galleria. Togliamo camera, test. Eccoci. Questi sono entrambi gli schermi, li state vedendo in questo momento, c'è una qualità luminosa a favore di Samsung, ma devo dire che i colori vengono visti su entrambi i telefoni molto molto bene, una buona qualità. Questa è un'altra immagine, troviamola anche di qui, beh, facciamo prima a trovarla di qua, eccola, questa è. Ecco, la galleria ogni tanto, non so perché, su questo telefono mi va in crash. Vabbè, qualche piccolo bug. Telefono appena uscito. Ecco, questa è la differenza dei colori che possiamo vedere. Magari faccio un piccolo piccolo zoom per far vedere prima una palette di colori e poi l'altra. Bene. Togliamo il nostro appunto matite che è rimasto lì. Andrei avanti. Volevo far vedere queste, vabbè, si vedono bene su entrambi. Volevo far vedere questa, cioè lo sfondo nero su schermo, lo sfondo nero su scritta bianca. Direi che sicuramente i neri di questo AMOLED sono molto più profondi rispetto al nero di quest'altro telefono, IPS. Ma comunque sono buoni schermi, però il contrasto è migliore. Prova, questo invece è uno schermo bianco, quest'altro, ecco, schermo bianco, eccolo, vabbè, ok, schermo bianco, okay. Ma allora sono io che premo qualcosa inavvertitamente, perché mi sembra strano che il telefono esca così, vediamo un po', ah, ecco. Aspetta, 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 che sto notando un piccolo bug. Vediamo un po', così in diretta lo diciamo. Se appoggio la mano qui, se appoggio la mano qui, praticamente il telefono esce dalla galleria. Ora, sarà impostato qualche movimento particolare o altro? Non saprei. Comunque, fatto sta, questa è la situazione. Però, niente. Noi riusciamo a visualizzare questa foto, il telefono esce. Questo è un bug che abbiamo già visto presente nella recensione. Qualche volta la galleria purtroppo va in crash. Vabbè,
Quindi galleria allora in questo senso a vantaggio di Samsung, visto che va in crash. Speriamo in un aggiornamento al più presto della galleria, visto questo problema, perlomeno sul nostro dispositivo. Andrei a vedere allora a questo punto qualche video e vi farei vedere come si vede il video in Full HD. Eccoci qua. L'altro è in streaming su Dropbox, questo invece facciamo ricomincia da capo. Vediamolo prima sul... Ah, ecco, sono arrivati insieme. Allora direi di farli partire insieme per vedere anche un po' la differenza. Ecco, ci provo a farli partire insieme, non vi assicuro niente. Eccoci. Devo dire che si vedono benissimo su entrambi gli schermi. Abbassiamo, alziamo il volume su uno. Perfetto. Alziamo il volume sull'altro. Entrambi hanno bisogno dietro lo speaker. Il volume dell'S4, così abbiamo visto anche il volume, è sicuramente superiore rispetto dal punto di vista del volume di sonoro, è sicuramente superiore rispetto al Huawei. Andiamo adesso a giocare e vi posso già dire che entrambi scaldano particolarmente dietro quando si va a giocare a giochi come Asphalt, che richiedono una potenza CPU magari più grande rispetto agli altri. Ah, qui stavo già giocando, quindi facciamo riprendi così possiamo vedere come già come il telefono si vede andando a giocare. Direi che non abbiamo alcun tipo di problema, nessun tipo di lag, il telefono funziona davvero bene e direi che non abbiamo davvero nessun problema, anzi ottimo lo schermo, bello giocarci, quindi Huawei secondo me permette una buona giocabilità. E sinceramente la giocabilità però è davvero ottima dal punto di vista del Samsung Galaxy S4, visto lo schermo Full HD che è davvero eccezionale da questo punto di vista. Eccoci che siamo pronti, stiamo aspettando il caricamento più o meno devo dire che è simile su entrambi i telefoni, li ho visti prima, non abbiamo ritardi di caricamento, l'S4 arriva leggermente prima. Andando avanti, ecco il gioco. Beh, sull'S4 secondo me lo schermo è un Full HD leggermente su un gioco si vede una migliore luminosità e secondo me lievissima maggiore fluidità, quindi però ci permette di giocare anche qui decisamente bene e anche come il Huawei. Bene, non notate le mie qualità di giocatore che alle volte se mi concentro magari possono essere anche migliori di queste. Bene, quindi i telefoni abbiamo detto sono questi, abbiamo visto le caratteristiche principali, naturalmente per tutto quanto quello che riguarda le caratteristiche più specifiche vi rimando agli unboxing e alle videoprove di entrambi i telefoni che sicuramente saranno più esaurienti di questo Versus, che però volevo farvi proprio mettere in mostra alcune particolarità di entrambi i telefoni proprio visti insieme. Quindi cosa dire? Allora, secondo me ai punti l'S4 vince, però vince per quali motivi? Vince per uno schermo migliore, per una maggiore potenza secondo me di gestione di tutto quanto il dispositivo e per una migliore batteria. Però poi è pur vero che c'è una differenza di prezzo, diciamo oggi all'incirca di 150-200 euro tra i due telefoni, e c'è soprattutto una differenza di peso e di bellezza estetica che secondo me sono davvero appannaggio di Huawei. E c'è da dire comunque che il dispositivo di Huawei non è che il P6 vada male, va benissimo, leggermente forse da ottimizzare galleria e browser, ma va benissimo, quindi comunque non abbiamo alcun tipo di problema e può essere tranquillamente usato come telefono principale. Quindi a voi la scelta, vi ho fatto questo versus per farvi rendere conto, naturalmente la scelta va sempre all'acquirente. Vi ci vediamo qui su provacellulari.it naturalmente per i prossimi video e per le prossime videoprove. Ciao a tutti e grazie per la visione.